Buongiorno e bentornati a Scemo chi legge. Una grande sorpresa. Credevate che noi fossimo ancora in ferie, a riposarci, dopo le meritate fatiche dei vari cenoni, invece noi vi abbiamo sorpresi con una puntata speciale, nel senso che avremmo dovuto tornare in carreggiata la prossima settimana. Ma abbiamo un ospite che, bontà sua, ci è venuto a trovare da fuori Italia e quindi non potevamo non approfittarne ospitandolo nei nostri studi, perché poi lui a fine settimana se ne deve ripartire e di conseguenza oggi è nostro ospite. Torino Web TV riprenderà poi con tutte le altre trasmissioni, compreso la nostra, la prossima settimana, quindi mi raccomando. Non dimenticate di condividere questa trasmissione oggi, mettendo mi piace, condividendola sul nostro profilo Facebook. Quando è finita la potrete trovare comunque, qui sulla pagina di Torino Web TV oppure sul nostro sito www.torinowebtv.it, dove trovate tutte le altre trasmissioni. C'è proprio una library dove troverete le trasmissioni della Maria, le trasmissioni di Scemo chi legge, La notte per i gatti, Sparati al freddo, I ragazzi del cassetto dello gnomo, eccetera, eccetera. Tutto. Se volete mandarci dei consigli, dei suggerimenti, proporvi, scriverci come ha fatto l'ospite che oltre a essere un amico conosciamo da anni, ma ha detto perché no, perché io sono qui, che dici, vengo, e ci scrivete a scemo chi legge Torino, @torinowebtv.it, oppure anche mandate un messaggio su Facebook, ci scrivete su Facebook. Se volete partecipare alla trasmissione, mandarci un WhatsApp, telefonarci per complimenti, insulti, domande, eccetera, eccetera, 375-551-7625. E come vi ho detto, questa settimana ci siamo noi a presidiare il fortino di Torino Web TV, noi, il prode regista editore Sergio Sapino, il nostro Barney Sapp che sembra essere passato abbastanza indenne dai pranzi, dalle cene, di tutte queste festività. E dalla prossima settimana tutto riprende normalmente con la Maria lunedì alle ore 21, Sparati al freddo con Anna Cuculo a parlare di teatro, opera, cinema al martedì alle 12:30, poi torneremo noi, poi i ragazzi del cassetto dello gnomo il sabato 16 e stiamo anche preparando un altro speciale, una bella puntata di La notte per i gatti, che presumibilmente andrà in onda il 16. Stiamo contattando un autore importante e stiamo preparando una puntata che non mancherà di incuriosirvi. Ma eccoci qua con il nostro ospite di oggi, direttamente dalla Svizzera, Fabrizio De Paoli, che appunto è uscito più o meno indenne anche lui Più o meno, sì, in dai effetti. pranzi e dalle cene che il tour de force natalizio prevede da copione. Io quest'anno li ho evitati, ma non tanto perché no, la mia famiglia è molto piccola, tu invece hai una bella e grande famiglia con pargoli, figli, nonni, nipoti, suoceri, eccetera, quindi mi immagino che la battaglia sia stata dura. È una battaglia epica, in effetti. Ma noi non siamo qui per mangiare di cibo, magari un giorno ci No, sarà per oggi non parlare di cibo, parliamo. perché magari un giorno qui su Torino Web TV ci sarà anche una trasmissione di cucina, ma siamo qui per parlare di libri e di poesia. E il nostro Fabrizio De Paoli ha pubblicato per le edizioni AB, che in realtà sono le Gruppo edizioni del editoriale Bonanno. gruppo editoriale Bonanno, di cui abbiamo avuto diversi ospiti già qui per presentare i libri della Bonanno Edizioni, ma anche della Tiferet, che è Sì. sempre del gruppo, e lui ha pubblicato una trilogia molto interessante che quando io avevo quella bella libreria che portava il nome di Fenice, abbiamo presentato spesso come prima presentazione Prima nazionale, perché nazionale, poi sì. lui giustamente cerca di fare il possibile per andare in giro a portare così il suo discorso, le sue tematiche, la sua poesia, perché lui oltre a essere un poeta è comunque un grande studioso di tematiche che ci interessavano, tematiche Esoteriche, sì. esoteriche, di filosofie, insomma, questo si rivede, si vede, si legge tra le righe dei suoi libri. Lui ha pubblicato una trilogia nell'arco di 2 anni, praticamente. Sì, il primo libro è del 2016 e l'ho chiusa nel 2018, Perciò, quindi sì. che si chiamano tutti Il sentiero dell'anima. Infatti, noi abbiamo intitolato la puntata I I sentieri sentieri. dell'anima perché ci piaceva pensare che essendo più libri si prendano tante stradine. Poi tu sei Assolutamente. in Svizzera, quindi lì è pieno di sentieri e di Tantissimi, montagne, sì. eccetera. Però, ecco, questi libri si chiamano Il sentiero dell'anima, il primo si chiama Emozioni, ha come Sì. sottotitolo, come
titolo Emozioni, il secondo Ricordi, il terzo Sogni. Allora, come nasce il progetto e come nasce l'idea di Il Sentiero dell'Anima? Allora, prima di raccontarti del progetto, intanto ci terrei a ringraziarti e ringraziare Torino Web TV per questa opportunità. Grazie a te. In effetti, quello che dici tu, tutte le mie prime nazionali sono venute alla Fenice. Alla Fenice e a Torino, che comunque è una città che di suo ha la sua, all'allure, no? Che comunque è la mia città. Fino a 8 anni fa è stata la mia città. Io sono nato, cresciuto, ho vissuto a Torino. E poi ti sei trasferito. E poi mi sono trasferito in Svizzera. Ho trasferito la mia vita personale, familiare e professionale in Svizzera. Per citare una battuta da un film tratto da Graham Greene, Il terzo uomo, quello di Orson Welles, nella patria dell'orologio a cucù, che c'era quella bellissima battuta che uno criticava l'Italia e forse proprio Orson Welles dice: sì, è vero che l'Italia ha avuto guerre, eccetera, eccetera, però ha avuto Raffaello, Rinascimento, Michelangelo, e la Svizzera, sì, è vero, è stata in pace per 500 anni e che cosa ha prodotto l'orologio a cucù. Era una battutaccia cattiva, poi veniva per bocca di Graham Greene, che era di suo, aveva una scrittura piuttosto tagliente. Comunque effettivamente le battute sulla Svizzera... Abbiamo già un fans, bravo Fabrizio De Paoli. In effetti la Svizzera, dietro la Svizzera ci sono molte... Grande Fabrizio, sono partiti gli ultra. Il fans club. Comunque ecco, questo è un percorso. Io ho sempre scritto abbastanza, sono sempre stato appassionato... Questa non è la tua prima produzione, sì? Libraria è la prima. Io ho sempre scritto dal punto di vista articoli, saggi, io ho fatto degli studi, riviste. Io ho sempre avuto la passione per la scrittura, ho fatto studi tecnici, ma sono sempre stato appassionato di storia, letteratura, e quindi la scrittura per me era... prima di tutto uno strumento di evasione, una fuga, uno spazio mio. Si può dire lavori per dei gruppi piuttosto importanti, ma per tutt'altro. Sì, ecco, svolgo una professione che mi serve per avere evidentemente uno stipendio, perché purtroppo ad oggi non mi posso permettere di vivere di libri e di editoria, però ma è comunque scrivi. La mia passione principale, scrivo. E appunto anche grazie a Michele Leone, che ha creato un contatto con Buonanno eccetera. Mauro, che ricordiamo e salutiamo, Buonanno è un editore, un coraggioso editore siciliano che si fa carico appunto a seconda delle varie linee. Tiferet ha proprio questo filo conduttore molto esoterico, storico, sì. Esoterico, filosofico, alchemico, massonico, eccetera, mentre Buonanno va più sulle tematiche storico-sociale, qui siamo nella poesia. Più poesia, eccetera. E quindi ho avuto questa opportunità, avevo raccolto già dei testi, e diciamo che la mia poesia, come giustamente dicevi tu, è basata sulle mie esperienze personali, sul mio interesse, come tu dicevi, sono un appassionato studioso, non sono certamente un esperto, ma un appassionato studioso di esoterismo, di tematiche, di società iniziatiche, di scuole iniziatiche. E quindi alchimia ho letto, e tu sei uno dei colpevoli principali, perché come dicevamo prima, no, della trasmissione, io nei tuoi confronti ho un sentimento di quasi timore riverenziale e di ammirazione, no? Sono sempre stato io a porti le domande in libreria, così come mi potessi consigliare. Oggi facciamo cambio. Poi un altro di questi, non so se Ricordi o Sogni, mi pare ci siano delle poesie dedicate almeno dai titoli ai tarocchi, no? Ci sono elementi dei tarocchi. Che comunque è un argomento di cui non si va mai alla fine. Noi abbiamo fatto un paio di trasmissioni l'anno scorso, ma... Ma è il tema esoterico in sé, perché tutto ciò che è nascosto, che vai a cercare di approfondire, ogni volta che riesci a cogliere una sfumatura se ne aprono altre 200. E quindi diventa un viaggio infinito, il che da una parte può a volte apparire frustrante, perché la natura umana ti porta, no, a voler aggrapparti, a cogliere qualcosa, dall'altra parte ti dà l'apertura che questo viaggio meraviglioso di conoscenze, di scoperte, di introspezione, di esplorazione non finisce mai. E quindi anche un po' ti dà la possibilità di questo senso
di infinità, no? Nello esplorare, nello scoprire, nello scoprire prima di tutto se stessi. Ed è un po' quello che ho cercato di fare con i miei libri. Come nasce la scrittura di una tua poesia? In questo caso, per ogni poeta ha la sua... Io non ho un metodo. Arrivano, per me arrivano, in momenti differenti, con stati d'animo differenti, in momenti differenti della giornata o della notte. Devi scrivere? Cioè, e le scrivi, le fissi? Sì, oppure... Devo scrivere degli appunti. Se non ho un foglio o il telefonino col notepad, io uso molto il notepad del telefonino per cogliere gli... E normalmente, una volta che sono scritte, rimangono così. Qualche adattamento, perché io sono un po' fissato con la semantica, quindi se la parola non rappresenta esattamente il messaggio che intendo trasmettere, giro, a volte ci impiego più tempo a trovare la parola che corrisponde a quello che voglio trasmettere che scrivere un testo completo. Però ecco, la cosa a tavolino avviene in un secondo tempo, nel senso che prima c'è l'urgenza, c'è di getto, esce questa cosa qui, che ti devi fissare in ogni caso. Non fai il disciplinato che è seduto lì e aspetti che dall'alto arrivi. No, arrivano e le devo fissare. Ma d'altronde e ci sono momenti... durante la giornata, nella settimana, durante il mese, e sono più prolifici, arrivano molte più idee, più stimoli, più spunti. Più sollecitazioni. E altri momenti che sono anche fisiologicamente necessari per riposarsi, per avere bisogno di una pausa in cui ci sono meno stimoli. E comunque sono testi, io ho creato questo percorso, le copertine stesse sono immagini scattate da me. Sì, a proposito possiamo anche, provo a chiedere, ecco qua, per esempio, il sentiero dell'anima emozioni, che è il primo, questo cos'è? Allora, questo qua è la cisterna di Giustiniano a Istanbul. Questa qua è la copertina dell'ebook di Mondi Velati. Ma così si vede meglio, perché in alcuni casi... Questa è la cisterna di Giustiniano a Istanbul durante un viaggio che feci con mia moglie e anche mia figlia, che era nel pancione, quindi era in cantiere. E in effetti, ecco, per questo primo passo ho ritenuto fosse importante fare questo primo passo, che nel ventre della terra, con una dominante rossa, e quindi anche dal punto di vista simbolico rappresenta un messaggio ben preciso, e quindi si parte dal ventre della terra per poi passare al secondo libro, che è Ricordi. Questa è una foto che ho scattato in un bosco, un luogo molto importante per me, il bosco, e ne ho parlato lungamente, ampiamente, anche nei libri, sotto diversi aspetti. Il bosco, un bosco vicino a dove abito io, vicino a Losanna, e con questa dominante verde sulla superficie della terra, molto essenziale, rappresenta i ricordi, e quindi è un secondo passo che segue il ventre della terra. La terza copertina? La terza copertina. Qui è molto chiaro. Scattata a Châteaudun in Svizzera durante il festival annuale delle mongolfiere, del quale ho voluto comunque mantenere nella parte bassa un frammento della montagna. Quindi questa elevazione, questa dominante azzurra, il cielo, e quindi con un messaggio molto chiaro, ma con una traccia della terra che poi il lettore legge il significato che ritiene. Ecco. Molto, è molto chiara questa cosa qui, ma è anche bella questa spinta verso l'alto della mongolfiera, che è colorata, tra l'altro, quindi è bellissima. Io, prima di andare in pubblicità, perché mandiamo un attimino di pubblicità, leggerei, tanto per gradire, una poesia tratta da Emozioni, che si chiama Silenzio, perché noi parliamo perché è una trasmissione di parola, ma certe volte nel nostro mondo ci sarebbe anche un po' bisogno di un po' più di silenzio. C'era un bellissimo film di Federico Fellini, che era tratto dal poema dei Lunatici di Ermanno Cavazzoni, ed era La voce della luna, il film che ha chiuso la grandissima carriera di questo grande regista. E alla fine il personaggio interpretato da Roberto Benigni, perché c'erano questo sognatore così che era Benigni, e c'era il prefetto Gonella interpretato da Villaggio, dice una delle ultime battute, dice una cosa del genere: se noi imparassimo di più ad ascoltare,
ad apprezzare il silenzio, anzi a fare silenzio, così impareremmo ad ascoltare di più. Quindi il silenzio è un elemento essenziale delle tutte le scuole iniziatiche antiche e recenti. Il silenzium proprio. Allora lo leggo e poi andiamo un attimo in pubblicità. Silenzio. Luce al tramonto. Calore sulla pelle. Profumo intorno. Riflessi di quiete. Carezza di vento. Abbraccio di timida luce. Melodia del cuore. Respiro di pace. Vibrazione accogliente, suono armonioso, faro nella tempesta, giaciglio dell'anima. Ed eccoci tornati con la panoramica dei tuoi tre libri, eccoci tornati in diretta con Fabrizio De Paoli, con cui stiamo conversando, abbiamo intitolato la puntata I sentieri dell'anima, in realtà stiamo parlando della sua trilogia di libri poetici che ovviamente, come tutti i bei libri, contengono però dentro tante altre suggestioni, no? Sì. La domanda sorge spontanea, noi di Scemo chi legge, tra l'altro la trasmissione forse, tu ci segui perché hai confessato che ci sei, ha cambiato nome e da Turide è diventato Scemo chi legge perché siamo una trasmissione di resistenza culturale, come sai, siamo resistenti, nonostante tutto che le librerie perdono, l'altro giorno un piccolo articolo della stampa parlava di un lutto medio sulla chiusura di una piccola libreria. Noi siamo passati nel silenzio più totale, sappi, non abbiamo fatto nemmeno notizia, ma sai, tu sai che la stampa, per la stampa alcuni esistono e altri non esistono, purtroppo i giornali sono fatti così, gli amici giornalisti non se la prendono, ma per taluni esisti e per altri no. Noi siamo esistiti e come, abbiamo anche fatto cultura e come, però siamo nati e morti sub silenzio. Io preferisco vederlo come un riposo, secondo me, io auspico e spero veramente che la tua competenza e quella di Giuseppe possano riportare in auge tutto quello che avete da condividere. Io e il mio socio ti ringraziamo perché tu sei tra quelli, e devo dire sono stati anche tanti, che ci hanno fattivamente dimostrato, no? Simpatia, ma anche hanno vissuto la libreria, perché sai, poi i coccodrilli da Facebook, da social in generale, lasciano il tempo cretono, quello, la mia libreria preferita, e poi non l'hai mai visto, quello, tu sei meglio di me. Ma torniamo a cose serie. Tu hai prodotto questi libri, ma sicuramente hai in serbo qualcos'altro. Un passaggio ad altre forme di scrittura? Continuerai a scrivere poesia? Hai un romanzo? Allora, tu conosci la mia
conflittualità personale, no? Perché ti annunciai quando venni a presentare il secondo libro che non ci sarebbe stato il terzo, Certo. e poi invece il terzo è Ma io arrivato. ridevo quando tu me lo dicevi, perché. Il terzo è arrivato. Poi ti dissi che dopo questo terzo, perché in realtà dopo il secondo avevo pensato a una raccolta di racconti brevi, più sotto forma di fiaba. La trasmissione precedente, no, che ci ha preceduto di Scemo chi legge, avete parlato di fiabe, Sì, l'ho con Paolo seguita Battistel, con certo. attenzione, ero attratto da questo. Anche Poi in quando è realtà, venuta Chicca Morone, perché lei ha prodotto sì. dei racconti, ha fatto dei libri in cui c'è sotto forma di racconto, poi lei ancora di più c'è la contaminazione con le tematiche esoteriche, Sì. con la filosofia orientale, per cui in Quindi realtà. c'era questo intento. Poi è arrivato il terzo libro che ha chiuso la trilogia. L'intento è tornato a farsi vivo come seguito di questa trilogia. In realtà, questa raccolta di racconti brevi per adesso è di nuovo tornata nel Nel cassetto, cassetto. perché l'attrattiva che ha per me la poesia, il mezzo che mi offre di comunicazione, perché poi per me è importante scrivere, ma i miei libri sono uno strumento, un mezzo per poter comunicare delle cose e un mezzo per creare delle occasioni di incontro come questa di oggi, come gli incontri che faccio Che in tu giro per ami l'Italia. molto, perché Per me è sono molto, io li ho quello. visti nel piccolo, ma ti vedo anche, ti seguo anch'io sui vari incontri, è un momento proprio di incontro, di scambio, di. Quindi non è fine a se stesso il libro, ma è una parte di un percorso più ampio. E mi sono interrogato, ho fatto una riflessione. In effetti, per me la poesia e questo strumento di comunicazione, che sono non solo le poesie, ma anche gli haiku nei primi due libri e gli aforismi come parte finale del terzo, mi consentono di esprimere tutta una serie di messaggi in poco tempo, in poco spazio, con una complessità di un certo tipo, anche perché, come ti avevo già raccontato, a me piace scrivere su più piani, quindi il medesimo testo, letto in stati di coscienza differenti, in momenti differenti della giornata, con una consapevolezza differente, possono trasmettere messaggi differenti. E infatti io ti prendo, colgo la palla al balzo e leggo da Il sentiero dell'anima sogni un breve racconto, hai quello che vuoi, haiku, che è il narratore, che dipinge un po' la figura di chi racconta, di chi parla. Perché ti ostini a raccontare storie a chi non intende mostrare meraviglie, a chi non vede offrire prelibatezze, a chi non conosce il gusto proporre fragranze straordinarie, a chi è privo di olfatto e raffinatezze, a chi è senza tatto? Gli domandò. Gli rispose. Perché avrebbero comunque gli altri quattro sensi per cogliere il messaggio. E se anche fossero solamente tre o due o uno soltanto, avrebbero sensibilità sufficiente per percepirne il senso. E se ancora dei cinque sensi fossero totalmente privi, ci sarebbe speranza nel sentire del cuore. Ma tu che hai posto tale domanda, probabilmente hai già messo a tacere i primi cinque ed il sesto. Ti esorto dunque a fare appello al settimo ed ultimo dei tuoi sensi e ad ascoltarlo. Ascolta il messaggio della tua anima. Tacque e si mise in ascolto. L'ascolto Cosa dicevamo prima? Guarda, vedi che nulla è collegato per al caso. silenzio. Sì, niente arriva per caso. E quindi per me è proprio l'esigenza, e quindi anche per la bozza del prossimo libro che è già nelle mani di A e B, Che uscirà questa primavera? probabilmente come gli altri uscirà in giugno, primavera inoltrata, inizio dell'estate. Tutti gli altri tre libri sono usciti in giugno. Io ho sempre cercato di farli uscire in concomitanza del solstizio d'estate, Quindi entro il 21 giugno, altro altro simbolo simbolo molto. importante, e il mio intento è comunque avere di nuovo poesie, racconti brevi, messaggi, aforismi, messaggi molto essenziali per trasmettere contenuti ampi.
E questo è molto bello. E come vedi, siamo arrivati già alla È volato. È volato. Ma io ho anche trovato una cosa per chiuderla, questa trasmissione. Allora, intanto io volevo ringraziarti perché è vero che Grazie abbiamo a te. fatto una chiacchierata, ma in realtà con Fabrizio De Paoli ci sarebbe da chiacchierare per ben più di un'ora e ci sarebbero tante tematiche da sviscerare. Quindi io magari lo inviterò se sarà a Torino, tanto noi diciamo chi legge speriamo di sopravvivere nelle prossime stagioni. Lo invito a Con fine molto giugno piacere. con la sua novità a tornare qui a trovarci, così potremo chiacchierare intanto della novità e riprendere magari qualche tematica. Con molto Voi piacere. se volete leggere, volete trovare i libri di Fabrizio, li trovate nelle migliori librerie, se no dite al vostro libraio di non essere pigro e di ordinarli. Noi ovviamente noi sponsorizziamo e spingiamo per le librerie indipendenti, però Assolutamente, io condivido appieno. ovviamente voi andate, intanto uscite di casa, andate in libreria, andate a trovare i librai. Tu, Fabrizio, hai qualche incontro previsto per l'inverno in questo periodo? Allora, un incontro previsto sarà il 22 di febbraio a Saluzzo, alla Scuola di Alto Perfezionamento Musicale per Molto la manifestazione bene. Un Libro per Te. E in marzo, in concomitanza della Giornata Mondiale della Poesia, siamo in fase di organizzazione verso il nord-est di alcuni eventi, Quindi ma non è ancora. Non si sa ancora, Dovrebbe potrebbe essere essere verso il Triveneto, San perciò. Donà di Piave e zona, ma è ancora in fase di Comunque definizione. Fabrizio lo trovate su Facebook, quindi se siete Sì. curiosi potete scrivergli, potete chiedergli l'amicizia. Hai un sito? Ho un sito www.fabriziodepaoli.com Benissimo. che rimanda anche al blog, la mia pagina Facebook, il mio profilo Facebook. Perfetto, quindi Sì. potete scrivergli. Noi lo ringraziamo tantissimo, gli auguriamo un buon ritorno in Svizzera e una Grazie. buona produzione. Come ho detto, lo aspettiamo. Noi vi ringraziamo per averci seguito e chiudiamo con una cosa benaugurale che può essere sia per Fabrizio, per il suo ritorno e sia per voi che per noi che siamo entrati nel nuovo anno. Quindi prendetela come un messaggio benaugurale. Vi ringraziamo per averci seguiti. Ci vediamo, se Dio vuole, la prossima settimana con noi e con tutte le altre trasmissioni di Torino Web TV. E vi Grazie a voi lasciamo. E grazie a chi ha seguito la trasmissione. E vi lasciamo con questa bella poesia, questa breve poesia di Fabrizio De Paoli, tratta dal Sentiero dell'Anima Ricordi, che si chiama Buon Viaggio. Quindi buon viaggio a Fabrizio, buon viaggio nel nuovo anno, buon viaggio nella vita. Il riposo del corpo ti affranchi dalle battaglie. L'avventura dello spirito risvegli i tuoi ricordi. La dimensione dell'anima accolga il tuo vagare. Il viaggio del sogno ti porti lontano. Grazie.